Una grandinata record che ha fatto registrare strage di vigne, orti e alberi da frutta. Quella registrata ieri attorno alle 19 tra Pesaro e tutto il suo interland, con chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis. Il maltempo si è abbattuto devastando le colture di tutta la provincia. Oltre al capoluogo colpite anche le zone di Gradara, Tavuglia, Valle Foglia e Monte Labate, dove si riscontrano perdite alla produzione di frutta. Siamo in piena zona della rinomata pesca di Monte Labate e queste perdite arrivano fino all'80% e danni agli ortaggi di stagione come cetrioli, zucchine, pomodori e lattuga, che arriva fino al 70% ad essere irrimediabilmente danneggiata. Si registrano danni anche alle strutture, capannoni, silos di stoccaggio dei cereali, le serre. Danni molto più contenuti, con punte del 30%, sono state segnalati anche nella zona di Fano. Ma a dare un vero segnale di quello che sarà il futuro, lo chiediamo al presidente di Coldiretti, Tommaso Di Sante. La situazione, come abbiamo detto, è abbastanza drammatica, soprattutto nella zona di Pesaro. Però è chiaro che bisogna lavorare in maniera preventiva. Adesso si cercherà di raccogliere quello che ci è rimasto, di intervenire in maniera puntuale per evitare ulteriori danni, quindi marciumi e altre cose, in colture arboree come frutteti o vigneti o altre piante. Però è chiaro che contro i cambiamenti climatici qui bisogna che lavoriamo a livello regionale con il consorzio di difesa, che dia possibilità alle aziende di assicurarsi per garantire il reddito, perché purtroppo gli strumenti ci sono a livello assicurativo, però il consorzio di tutela a volte non danno le risposte, le consulenze giuste che le imprese necessitano, perché con questa incertezza climatica, meteorologica, che ormai è diventata ordinaria, non eventi straordinari, con questi cambiamenti climatici, bisogna che ci garantiamo il reddito per avere produzioni sempre al top o, in casi così eccezionali, per avere una garanzia del nostro reddito in campagna. Ma adesso per poter rientrare dei danni subiti è obbligatorio che la Regione dia allo Stato, riconosca lo stato di calamità? Sì, allora dal punto di vista politico già ci siamo mossi, ma la Regione si è mossa, anche gli stessi comuni come il Comune di Pesaro e anche Valle Foglia, per la richiesta dello stato di calamità naturale. Però le coperte sono ben corte, nel senso che molto spesso la domanda negli ultimi anni di calamità naturale per gli eventi straordinari ci sono fatte, ma non è arrivato neanche un euro nelle tasche delle imprese agricole dei territori. Quindi alla fine sembrano quasi, dal punto di vista politico, dei tentativi e basta, poi non c'è concretezza perché i fondi poi sono pochi a disposizione. Quindi con tutti gli eventi straordinari in tutta Italia non c'è copertura, quindi per non rimanere col cerino in mano bisogna che ci muoviamo in maniera preventiva, perché non si può più arrivare dopo chiedendo lo stato di calamità perché non arrivano i fondi.